Siete sempre tanta compagnia. Grazie Livio. Un saluto, buongiorno. Livio, sì, ti faccio rispondere da Daniel Pisani, che dovrebbe essere già con noi. Ciao Daniel, avrai seguito, buona domenica. Buongiorno. Buona domenica, Furio. Avrai seguito la telefonata di Livio, che insomma preferisce sì. Tenere Higuain al posto di Milik. Dzeko potrebbe essere una soluzione ideale, almeno per un paio d'anni, visto che la Roma non lo può trattenere a causa anche dell'ingaggio. Ma sinceramente non credo che Dzeko possa essere un profilo che potrebbe interessare la Juve, almeno in questo momento qui. Io credo di più a un discorso Milik, anche perché Milik è un giocatore che Sarri conosce benissimo, è un giocatore funzionale e al di là di quelli che possono essere gli schemi del tecnico bianconero, credo che sia una spalla ideale per Cristiano Ronaldo. Però vorrei dire all'amico Livio di non demoralizzarsi, perché io non credo che la Juve si limiterà soltanto a comprare Milik. Milik sarà un giocatore funzionale, ma sicuramente arriverà anche un altro attaccante, perché chiaramente il prossimo anno parleremo di un Cristiano Ronaldo che avrà un anno in più e che non potrà tenere dei ritmi veramente serrati come cantano i Nomadi in una loro canzone, soprattutto in prospettiva di fare adesso un tour de force, riprendere probabilmente, speriamo, perché vuol dire che la situazione sanitaria è in via di miglioramento, la stagione già alla fine di settembre, primi di ottobre. Tu non puoi chiaramente pensare di spremere come un limone Cristiano Ronaldo, quindi a quel punto, oltre Ronaldo stesso, Dybala e Milik, è chiaro che arriverà un altro attaccante. Ecco, e Daniel, a proposito del riprendere, la Juventus è l'unica società in Italia ha tutte le carte in regola, soprattutto per quanto riguarda la logistica. Alla Continassa ha addirittura un albergo a sua disposizione, ha un ospedale vero e proprio a sua disposizione. Pensi che ci sia voglia di riprendere da parte della Juve, oppure la Juve comunque cercherà di adeguarsi a quello che sarà un po' l'andazzo? Abbiamo visto che Inter e Napoli hanno frenato, il Milan mantiene sempre una situazione abbastanza defilata, perché non fa altro che cercare di osservare, non fa altro che osservare meglio quello che stabilisce il protocollo. La Juve potrebbe guidare la ripartenza o resterà nel gruppone, insomma, non vuole esporsi più di tanto alla fine? Ma intanto, Furio, questi continui alti e bassi, queste continue contraddizioni, sembra veramente il mondo stregato delle favole che nega l'infanzia e i prodigi. Ovviamente l'infanzia siamo noi che aspettiamo come manna dal cielo il ritorno del pallone. Qualcuno ieri ha contestato, diciamo, queste partite un po' fantasma della Bundesliga, ma mi è piaciuto molto il tuo sorriso, ovviamente un po' incantato, come giustamente ho detto prima, siamo innamorati del calcio, ma anche ammirato dei gol di Haaland col Borussia Dortmund. Abbiamo bisogno proprio di questo. Cosa farà la Juventus? Io non credo che la Juventus possa essere fuori dal coro. In questo momento cercherà un po' di adeguarsi alla situazione, anche perché chiaramente bisogna essere compatti, ma soprattutto bisogna anche remare tutti verso un fronte, visto che già né dal governo né dalla Federcalcio sembrano esserci delle idee così chiare. Quindi se anche adesso le società dovessero disunirsi, vedrei la ripresa veramente molto molto complicata, già lo è. Grazie Daniel, grazie come sempre, ci risentiremo sicuramente martedì sera,